Secondo l'ultimo bollettino della Regione Calabria sono 817 le persone risultate positive al coronavirus, i soggetti in quarantena sono 8.413. Misure sanitarie apposite per i migranti presenti negli insediamenti di San Ferdinando, Taurianova e Rosarno, la decisione è stata presa nel corso di una riunione in prefettura. Violenza di genere e maltrattamenti, 3 persone sono state arrestate dai carabinieri a Reggio Calabria, 2 i provvedimenti di divieto di avvicinamento. Spara l'ex compagna ferendola alle gambe, arrestato un uomo di 38 anni a Reggio Calabria. La sorella dei 2 calabresi uccisi in Sardegna chiede aiuto per far rientrare le salme dei fratelli, raccolti 4.000 euro attraverso Facebook.